Bene, vi andiamo a presentare il KDi7 T718 più. È un telefono che, come gli altri, è stato da noi personalizzato. La scatola è stata disegnata da noi. Qui la possiamo vedere. Ovviamente sono le classiche icone che ci ricordano le principali funzioni. Vi faccio dare un'occhiata alle scritte in italiano che presentano le funzioni più importanti del telefono. Andiamo a vedere il prodotto. Comunque, poi queste funzioni adesso le descriveremo parlando. All'interno della scatola abbiamo il telefono opportunamente confezionato. Abbiamo il manuale delle istruzioni, ancora in inglese. Alcuni di questi manuali sono tuttora in fase di traduzione. Comunque, al momento arrivano in inglese. Abbiamo poi allora, un caricabatterie da muro con presa USB e con relativo cavo. Questo è un normale cavo USB, mini USB su un lato e USB normale dall'altro, in maniera tale che poi con lo stesso cavo possiamo attaccare il telefono sia al computer che qui alla presa della corrente. Poi abbiamo un auricolare con filo, col quale si può anche parlare, ovviamente stereo per ascoltare la musica direttamente dal telefono. Poi all'interno troviamo ancora una delle due batterie, l'altra l'abbiamo preventivamente inserita nel telefono per farvi questa dimostrazione. Andiamo a prendere il prodotto. È un telefono sicuramente il più sottile della linea KD, e per questo è anche abbastanza bello da vedere rispetto ad altri modelli comunque che sono meno sottili, più alti. Questo prodotto ha un'ampia tastiera, dei tasti molto grandi, utilizzabili da tutti. Presenta una fotocamera anteriore sopra lo schermo, l'ampio schermo touchscreen, ed una fotocamera posteriore da 2 megapixel insieme con la luce del flash e due ampi speaker. Presenta poi il tasto per richiamare la macchina, la fotocamera, e i due tasti per lo scorrimento nelle liste su e giù. Abbiamo poi l'antennina per il televisore. Ricordiamo che stiamo parlando di un TV Fonino con TV analogica. E sull'altro lato, sempre in fondo, abbiamo invece il pennino telescopico. C'è da dire una cosa di interessante su questo telefono, che la fabbrica si vanta di produrre l'unico telefono con 2 megapixel reali di fotocamera. Cosa significa? Che quando noi compriamo, c'è la consuetudine in Cina di scrivere sulle specifiche dell'apparecchio, non la reale capacità del sensore, ma la resa software del sensore. Quindi di solito si tratta di fotocamere da 0.3 per risparmiare denaro, che con un software vanno a dare una resa superiore, e loro scrivono la resa software. In questo caso invece parliamo di un telefono che ha una reale fotocamera con sensore da 2 megapixel, ma per quale ragione non riusciamo a metterla a fuoco non ci è chiaro. Eccola. Adesso andiamo a vedere il telefono all'interno. Andiamo ad accendere il prodotto, abbiamo il solito logo. Il telefono ci chiede immediatamente di inserire la scheda SIM. Noi non l'abbiamo, le schede SIM non l'abbiamo ancora fatto. Adesso vogliamo soltanto mostrarvi in linea generale il menu. Ovviamente si tratta di un menu di uno schermo touchscreen, quindi è possibile ovviamente toccare il quadrato di nostro interesse, oppure ci muoviamo attraverso l'ampio pulsante centrale che, come vediamo, fa muovere il cubo che poi va a selezionare il menu di nostro interesse. Entriamo nella rubrica telefonica. Abbiamo le classiche voci, la ricerca del contatto, aggiungi un nuovo contatto, elimina gruppi, impostazioni e così via. Poi abbiamo il centro messaggi, non possiamo mostrarvelo perché quando non c'è la SIM questo telefono naturalmente non ha messaggi da mostrare, inoltre è vuoto perché l'abbiamo appena preso, è un campione. Il centro chiamata uguale darebbe la lista delle chiamate e i vari contatori. In questo momento, se io ci clicco, mi dà inserire la scheda SIM, è normale.
Abbiamo poi le impostazioni. Le impostazioni presenta profilo utente, configurazione del telefono, mostra caratteristiche, le classiche funzioni anche degli altri telefoni KD. Abbiamo poi il cuore del nostro telefono, che è il settore multimediale. Ovviamente, se entriamo, abbiamo il telefono, cioè la TV, volevo dire, la macchina fotografica, il videoregistratore, la radio FM, il registratore dei programmi. Ricordiamo che questo telefono è in grado, col videoregistratore, di videoregistrare i programmi televisivi. Quindi, se noi stiamo vedendo un programma in televisione con il telefono, attraverso la funzione di videoregistratore possiamo videoregistrarlo. La radio FM che con registratore, audio e video player, quindi MP3, MP4, visualizzatore immagini, registratore di suoni e così via. E quindi, come al solito, i telefoni KD arrivano con una dotazione multimediale di tutto rispetto. Abbiamo poi la gestione file che ci dà accesso ad un classico grafico a torta dal quale vediamo lo spazio residuo. Se noi entriamo dentro la scheda di memoria, possiamo aprire le cartelle, ad esempio entrare in una di queste cartelle qualunque, vediamo la musica, che è la classica, apriamola e vediamo i file contenuti all'interno della cartella. Tornando indietro di nuovo sul menu, allora vediamo se riesco a mettervelo a fuoco bene. Abbiamo il browser internet, come al solito non posso mostrarvelo perché sempre senza la scheda. Il telefono non ha la possibilità di connettersi al GPRS. Abbiamo poi l'organizer. L'organizer ci dà accesso al calcolatore, al Bluetooth, al calendario, le cose da fare, l'allarme, il classico wall clock con i fusi orari, gli allarmi, quindi le varie sveglie possono essere impostate, le cose da fare, il calendario. Ovviamente ci dà la possibilità di inserire i nostri appuntamenti e il telefono poi è in grado di ricordarceli con un allarme. Abbiamo i cronometri in vario stile. Vediamo se riusciamo. Così è il tipico, che è questo cosiddetto N-Way, non riusciamo a metterlo a fuoco. Comunque, vabbè, sono dei cronometri. E ci troviamo di nuovo nel menu iniziale. Allora, questo adesso andiamo a spegnerlo. Ci chiede come al solito di inserire la SIM, noi lo spegniamo. Di nuovo, questa è la nostra proposta. Ci sembra un telefono abbastanza. Diciamo sempre questa cosa perché comunque sono telefoni che noi abbiamo scelto e sui quali abbiamo lavorato, quindi sicuramente sono telefoni che abbiamo trovato consistenti e gradevoli e ci sembra che siano piaciuti al pubblico e al mercato. Ve lo proponiamo.